Rav, in relazione a quello che succede in Francia, cosa noi dobbiamo scrivere sulla divulgazione? Che messaggio dare a loro? A chi vai a scrivere, diceva, adesso nei tempi in cui ci sono adesso le proteste? Che puoi fare? Loro non comprendono quello che succede, dice Terence. Rav dice, ovvio che no. Loro hanno fatto una rivoluzione 200 anni fa, hanno compreso qualcosa? No, non hanno capito niente. È solo un'eruzione. Dobbiamo fare divulgazione. Dare loro di comprendere quello che succede adesso. Solo raccontare in modo generale, in generale sull'educazione, che non c'è alternativa, noi lavoriamo o stiamo davanti al rincaro di ogni cosa, non avremo elettricità, non avremo combustibile, non avremo niente, chiuderanno le metà delle fabbriche, perché ce l'hai bisogno? Entra in ogni fabbrica, guarda quello che loro fanno e quanto buttano via nella spazzatura. Sai questo? Sono quantità enormi. Sapete quanti automobili fabbricano? Sapete quanti aerei si fabbricano? E non parlo nemmeno di vestiti e alimenti e alimentari. Buttano via. Perché? Perché per il momento qualcuno riempie il suo portafoglio. Perché ha bisogno questo portafoglio? Perché domani non servirà a niente, ma per il momento il suo ego adesso fa così e lui ne vive di questo. Noi, che lo vogliamo o no, questo va arrivando a una crisi attraverso del sistema finanziario, attraverso l'elettricità e tutto. Arriva una crisi alla fine di tutto. Tu vedrai che la gente sarà per strada, disoccupati, non avranno quindi alternativa, dovrai provvedere a loro il minimo necessario per la loro esistenza e tu avrai bisogno di provvederli un riempimento interiore che sia sufficiente per loro, che vedano il futuro così, che vedano un futuro. Mi alzo domani mattina e non so dove andare, vado a dormire la sera e non voglio dormire. Cioè, capisci cosa succede nell'umanità? Che cominciano a salire per strada qua. È quello che succede, come abbiamo lì in questo posto lì in Parigi, al centro di Parigi. Guarda che fanno. Fanno cose. La gente, che gente educata non farebbe. Hanno distrutto un museo. Cosa c'era lì nell'Arco di Trionfo? Cosa che c'era? Hanno distrutto lì una statua, l'hanno distrutta. C'era una statua e anche un museo. Sono entrati dentro e hanno bruciato, sfasciato tutto. Hanno rotto tutto, hanno bruciato tutto. E che è questa roba qua? Sono contro a che? Contro i borghesi. Come una rivoluzione. Vabbè, questo è un segno che c'è mancanza di educazione anche nell'umano e di più in relazione allo scopo. E con questo, per il momento, vi dico, ci conviene più e più e più approfondire in tutti questi scritti e vedere insieme con questi, guardare le notizie un po', non le notizie in sé, ma a volte, qualche volta si può vedere qualche articolo in relazione alla società, la cultura. Noi dobbiamo prepararci anche per questo e la cosa principale è la connessione. E con questo concludiamo.